Scimmiffi, corri e vai, con i tuoi amici ti divertirai. Snaffi, Granti, Boris e anche Poppy è qui con te. Tutti insieme siete lì per giocar così. Miffy, sei una coniglietta. Miffy, dolce un po' furbetta. Miffy, la nostra amichetta. Una mattina la mamma di Miffy, nel preparare la colazione, si accorse che non aveva più carote. Sapeva che Miffy adorava le carote. «Sono andata al mercato questa mattina, ma qualcuno aveva già comprato tutte le carote e non ne erano rimaste più. Io so chi ha delle carote nel suo orto. Poppy Pig. Poppy Pig ha un meraviglioso orto pieno di carote». Se vai a casa di Poppy Pig, sono certa che ti darà un po' delle sue fresche carote. Ma proprio in quel momento, Poppy Pig si stava sedendo per fare colazione. Stava mangiando le ultime carote del suo orto. «Queste carote sono così buone che non posso resistere. Ne devo piantare delle altre», disse Poppy Pig. Guardò su e vide Miffy venire verso di lei. «Buongiorno, Miffy!» «Ciao, Poppy Pig!» disse Miffy. «Sono venuta perché volevo assaggiare qualcuna delle tue deliziose carote!» Poppy Pig si dispiacque di aver mangiato tutte le carote che aveva. «Oh, mi dispiace!» disse. «Non mi resta più neanche una carota oggi! Se pianto subito delle altre carote, saranno pronte per essere mangiate solo tra qualche settimana!» Proprio in quel momento arrivò la zia Alice con due cesti pieni zeppi di carote. «Ciao, Miffy! Ciao, Poppy Pig! Ho comprato tutte le carote del mercato questa mattina perché devo fare qualcosa di veramente speciale. E tutte e due siete invitate a una cena a base di carote. Potete portare qualche amico se volete», disse e si incamminò verso casa sua. Miffy e Poppy Pig non vedevano l'ora che arrivasse quel momento. Poi arrivarono anche Boris e Barbara Bear. Miffy e Poppy Pig dissero loro che la zia Alice stava preparando una cena a base di carote. «Noi non amiamo proprio tanto le carote», disse Boris Bear. «Ma dovete venire», disse Miffy. «Mia zia Alice preparerà una cenetta deliziosa con le carote». Per tutto il pomeriggio la zia Alice fu impegnata in cucina. Prima di sera, Boris Bear si stava gustando un succulento panino imbottito. «Boris Bear!» gridò Barbara Bear. «Cosa stai facendo? Lo sai che stasera siamo invitati a casa della zia Alice per una cena a base di carote ed è quasi ora di andare!» «Sì, ma io non amo le carote!» disse Boris Bear. «Neanche io!» disse Barbara Bear. «Ma se avremo tanta fame, forse ci piaceranno!» «Per cui lascia quel panino e andiamo!» Quando furono vicino alla casa della zia Alice, sentirono un profumino delizioso. «Che buon profumo!» disse Barbara Bear. «Non possono essere le carote!» disse Boris Bear. «Forse ha cucinato qualcos'altro!» Quando furono tutti pronti per la cena, la zia Alice servì loro una zuppa di carote, del pane alle carote, una torta di carote e del succo di carote. «Dai, provate qualcosa!» disse la zia Alice. Boris e Barbara Bear apprezzarono ogni piatto della cena della zia Alice. «Qui c'è una carota sorpresa per il dolce!» disse la zia Alice. «Urrà!» gridò Boris Bear. «Che fantastica cena a base di carote!» Tornando verso casa, Boris Bear disse a Barbara Bear: «Ho mangiato davvero molto bene. Pianterò un sacco di carote nel nostro orto.»